zagheri o ginocchiata. La posizione di guardia, di difesa personale, non cambia, mani su. Alzo il ginocchio il più possibile. L'anca resta chiusa. Questo mi permette di tirare una ginocchiata a corta distanza e poi aprirla per imprimere più potenza. Iniziamo solamente la prima parte. Sul ginocchio, mani su. Mettiamo l'anca come movimento di chiusura della tecnica. Due modi di tenere il piede quando porto su il ginocchio. Uno con il piede, la punta del piede che guarda verso il basso, il secondo con la punta già caricata per andare col piede con il cosci. Il cosci è la parte dura frontale del piede. Nel Rikyu Kenpo non si va a colpire con la parte piatta, ma cosci, tallone o dita, e nemmeno con la parte laterale. Il cosci è una delle armi più potenti che abbiamo, possiamo colpire forte contro superfici dure. Basta aver allenato la posizione e sapere come alzare le dita. Questo è il legno, ok? Se io vado posso colpire senza problemi di farmi male, ok? Questo è. Quindi posso caricare piede dritto, piede in posizione di cosci. Per me non è sbagliato né uno né l'altro, dipende qual è la tecnica che voglio portare e dove l'applicazione.